It's true. Matteo Messina Denaro now is in prison. E lui, il capo mafia, 30 anni di latitanza, lo cercarono in tutte le parti del mondo e l'hanno trovato nel cuore di Palermo, in una clinica. Nel nostro paese, in Italia, ci sono molte polemiche per un'intervista che ho fatto io a questo signore, Salvatore Baiardo, un uomo molto legato agli ambienti mafiosi, che mi disse 2 mesi prima dell'arresto di Matteo Messina Denaro, Giletti, lui sarà arrestato, Matteo Messina Denaro sarà arrestato, perché è malato e forse qualcuno lo farà trovare perché c'è una trattativa tra lo Stato e la mafia, una trattativa che continua da sempre. Ma chi è Salvatore Baiardo? Salvatore Baiardo è l'uomo che ha garantito la latitanza di 2 fratelli terribili, violentissimi, Filippo e Giuseppe Graviano. In questo momento io credo che il vero capo mafia sia Giuseppe Graviano. Totorina vedeva in Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro 2 figli. Loro facevano parte del gruppo di fuoco, erano quelli che ammazzavano le persone che dovevano essere eliminate secondo il volere di Totorina. Io oggi, ormai da anni, sono sotto scorta proprio per le minacce che Giuseppe Graviano ha inviato nei miei confronti dal supercarcere dove è chiuso e vive l'ergastolo. Manda a dire a Baiardo delle cose incredibili in quell'intervista che adesso vedete. C'è anche un governo nuovo, lei lo diceva prima. Sì. E magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. E così arrestando lui magari esce qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore. Cioè lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene. Sì. E quindi se lei lo sa è perché continua ad avere rapporti in questo mondo, perché comunque... Ti presume, via. Con Graviano lei ha intrecci con i parenti, no? Immagino non ha rotto i rapporti col sistema intorno a Graviano. Che lei sta dicendo una cosa forte, mi sta dicendo che siccome non sta bene, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo. Appena arriva, si insedia. È un fiore all'occhiello. Il governo c'è Berlusconi, no? Anche. E può essere un, come si dice, un bel regalino. A che cosa si riferisce Baiardo quando dice c'è ancora la trattativa tra lo Stato e la mafia? Parla dell'ergastolo stativo. I mafiosi non amano e vogliono l'abolizione dell'ergastolo stativo, che li riguarda in prima persona. Sapete cosa vuol dire? È una misura che esiste solo in Italia. Vuol dire che il super boss non potrà mai uscire dal carcere. Dovrà morire in carcere, dovrà essere curato in carcere, ma dalle mura di un carcere non potrà mai uscire. Però questo vuol dire, non mi dica che penso male, cioè qualcuno potrebbe dare delle indicazioni, come forse vennero date per la cattura di Totorina, tutto e far sembrare tutto casuale e in realtà è tutto una finalità. È tutto magari programmato già da tempo. Per poi far uscire qualcuno dal carcere? Senza che sia un clamore. Tutto è possibile, Giletti. E quando avverrebbe questa ipotetica... ipotetico arresto di Matteo Messina Denaro? Giletti, ci sono delle date che parlano, non è che il Baiardo si sta inventando. Ma lei aveva detto che quando lo Stato farà comodo, oppure lui non servirà più. Questo l'avevo già detto in tempi non sospetti. Verrà preso. È arrivato questo periodo, questo momento forse? Presumo di sì. Ed è intrecciato con lo stativo? Presumo di sì. Un'intervista del 5 novembre 2022. Profezia oppure un messaggio che vuol mandare? Ma c'è un altro tipo di codice che invia qualcuno che sta ascoltando questa intervista. C'è una data storica per noi, per la mafia le date sono storiche. A che cosa si riferiva? Forse al fatto che il 15 gennaio
Nel 1993 era stato arrestato anche l'altro capo mafia, Totò Riina. Lui sa che verrà arrestato intorno a quelle ore anche Matteo Messina Denaro a distanza di 30 anni. Queste sono solo ipotesi, non spettano a me, però è curioso. Domenica sera di questo e di altro parleremo a Non è l'Arena, come sempre, con qualche verità scomoda che farà molto discutere.